Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come preparo la cassia. Questa è la polvere di cassia, che come potete vedere ha un colore verde molto pallido, verde salvia si potrebbe definire. Questa ricetta riguarda la cassia come impacco rinforzante, non come impacco riflessante, quindi ci sarà soltanto acqua tiepida. E un pochino di crema di riso giusto per migliorarne la spalmabilità, perché questa cassia è della marca Erbamea, che ha un taglio leggermente più grossolano e quindi può risultare a volte un pochino più complessa da spalmare, perché non è proprio cipriosa cipriosa, anche se questa, devo dire la verità, è abbastanza sottile rispetto alle altre volte che l'ho presa. Perfetto, questi sono 150 grammi. Perché la mia cavietta ha quasi 75 cm di lunghezza presi dall'attaccatura dei capelli e ha un girocoda che si aggira intorno ai 10 più o meno. Non li ho misurati precisamente, quindi sono Ma se misure vuoi dopo li indicative. misuri. Dopo glieli misuro e magari vi faccio sapere meglio. Ok, cominciamo. Innanzitutto, come abbiamo fatto per la Lausonia in Hermes l'altra volta, andiamo ad aggiungere acqua. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything. La cassia rispetto alla Lausonia in Hermes assorbe un po' di acqua in più. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Che è più o meno abbastanza sgrumata, ci andiamo ad aggiungere un pochino di crema di riso. Ho messo 2 cucchiai di polvere e acqua quanto bastava per ottenere un impasto di questa consistenza, anche se in realtà, come avete potuto vedere, la polvere è molto molto fine rispetto a quella a cui ero abituata io. E di conseguenza non sarebbe nemmeno necessario aggiungere questa crema di riso, però visto che l'abbiamo preparata, ce la mettiamo, male non fa. E soprattutto la proprietà della crema di riso, se ne mettete in una quantità un po' più elevata, ha la capacità di andare ad aumentare il volume dell'impasto. Per cui, se non vi trovate proprio la quantità giusta di polvere necessaria per coprire tutti i vostri capelli, vi aiutate ad ottenere la quantità sufficiente appunto con la crema di riso. Ecco qua, sostanzialmente l'impasto è pronto. Essendo un impacco rinforzante, verrà applicato sul momento. Se fosse stata una
cassia riflessante, avreste dovuto tenerla a riposo per 12-24 ore e ovviamente invece dell'acqua tiepida avreste usato infuso di camomilla e succo di limone, perché sono due sostanze che appunto vanno a aumentare il potere riflessante della cassia. Soprattutto il limone attiva quel pochino di molecola pigmentata contenuta in quest'erba, che come vi ricordo non è gialla, è biondo castano, più virante al castano che al biondo. Quindi se siete biondo miele non ve la consiglio. Questa è la ricetta, spero sia chiara, spero sia stata comunque utile. Se avete altre domande potete tranquillamente scrivermelo sotto nei commenti. E vi ricordo comunque che per quanto riguarda la cassia c'è anche l'altro video che spiega le proprietà della cassia per i doni della natura, e c'è anche l'articolo sul blog Trecce Fatate che appunto spiega le proprietà della cassia. Ci vediamo mercoledì prossimo con il video in cui vi farò vedere come si effettua l'applicazione di quest'erba come impacco. Quindi niente, ciao! Vi faccio vedere come preparo. Lo odio. Romeo. 13 kg di gatto e urla come un gattino di 3 giorni. Spennello. Si sgrumeranno da soli. Questa cosa non fa bene al mio tunnel carpale. Quando faccio le cose mi perdo. Ora capisco Sabaku quando si perde mentre gioca.